Bella a tutti ragazzi, oggi sono qui per proporvi un video in cui vorrei darvi dei consigli per fare dei buoni risultati su Call of Duty Black Ops 3. A coloro che hanno già esperienza su questo gioco, questi consigli potrebbero sembrare anche superflui e banali, però possono aiutare ai meno esperti. Il primo consiglio che vi posso dare è quello di crearvi una classe prima di entrare in partita che sia adeguata, nel senso che dovete scegliere la seconda delle mappe. Se è piccola la mappa saranno più efficaci le mitragliette, mentre se è grande saranno più efficaci i fucili d'assalto. Io quasi sempre, anche nelle mappe piccole, uso le mitragliette perché mi trovo molto meglio. Vi consiglio in particolare il Vesper da accessoriare, secondo me, con estrazione rapida, mirino laser, caricatori rapidi e caricatore aumentato, e poi anche il VMP che in questo periodo mi sta piacendo moltissimo, accessoriato con estrazione rapida, calcio e caricatori rapidi. Allegato a questo suggerimento c'è il fatto di scegliere mappe piccole, come ad esempio Combine, ma anche Aquarium va bene, perché potrete fare il massimo delle uccisioni possibili dal momento che i nemici sono concentrati in zone ristrette. Non vi consiglio Nuke Town perché è troppo caotico e quindi vi porterà a morire molto. Poi cercate di muovermi molto e non camperare, cioè rushate, correte in giro per la mappa, fermandovi solo qualche volta per ragionare e capire dove sono i nemici oppure per recuperare salute. Usate molto le scivolate, i salti e le corse sui muri, che sono davvero utili per scampare dalla situazione più difficile e per fare i gunfight, cioè gli uno contro uno con gli avversari. Infine vi consiglio di come modalità di scegliere uccisione confermata, perché anche prendendo le piastrine degli altri farete sempre 100 punti. Ogni uccisione vale 50 punti, però appunto prendendo le piastrine che molto spesso i compagni lasciano in giro per la mappa farete 100 punti ad uccisione. E quindi se voi vi mettete come ricompense, che io vi consiglio l'UAV perché è utilissimo per ovviamente per vedere i nemici, la torretta rinforzata che se la piazzate bene soprattutto su Combine è utilissima, e poi il Bright che farà un botto di uccisioni. Comunque subito le riuscirete a prendere queste serie di punti e quindi aumenteranno sempre di più le uccisioni. Ovviamente se siete alle prime armi è importante l'esperienza, quindi più giocate più imparate appunto a giocare. E io con il tempo più o meno ho imparato a destreggiarmi abbastanza bene su COD. Infine vi voglio dire che la partita che vi sto portando è un 62-16 fatto su uccisione confermata, e usavo come arma appunto il Vesper. E questo è tutto ragazzi, grazie per aver visto il video e ciao a tutti.